Il centro storico è stato costruito su 118 isole collegate da una rete di canali che assomiglia ad una giungla. Nella Venezia che resiste, le FIE a manetta stanno avendo un ruolo importante per risolvere uno dei maggiori problemi dei residenti: muoversi. Perfetto. Ciao. Ciao. Piacere. Piacere, Marta, ben arrivato. E Chiara. Ciao, Chiara. Ciao. Bisogna essere molto esperti. È un grosso scoglio per tantissimi. Ok. Che qualcuno si mettesse a insegnare in centro città è stato possibile fondamentalmente perché prima io, poi anche Teresa, l'altra istruttrice d'acqua tosta, proprio brava, siamo accettate, riconosciute, ci conoscono da una vita, giriamo nei canali veramente da tanto. Mi raccomando, centro, centro, centro. Gli spazi sono stretti ed è una città dove nessuno vuole andare a sbattere contro un palazzo, giustamente. A Venezia esiste un codice non scritto che però è fondamentale nella città. Prova a sbagliare sotto a rialto una manovra e ritrovarti con la barca tipo storta mentre ci sono gondole, vaporetti, taxi e barche della logistica, no? È un po' come se non ci fosse una procedura che porta le persone a sapere effettivamente muoversi. Questo ha negli anni anche molto inibito la pratica da parte dei cittadini e cittadine. Ormai i canali sono fondamentalmente luogo di lavoro e quindi le persone, specialmente la mattina, tempo di aspettare te che stai imparando non ce l'hanno. D'altro canto, qui uno può prendere la barca senza patente nautica e cominciare a guidare. Non tutti hanno l'atteggiamento, la sicurezza, la tranquillità di buttarsi e imparare facendo anche degli errori. Non ti regalano nulla qua, ok? Quindi può darsi che ti salti la precedenza piuttosto che con uno ti passa e tu dici: ma scusa, non ho mica sbagliato niente, ero solo magari un pelo lento. Occhio all'acqua di sinistra, tieni bene la barca, un pelo di motore in più, brava. Eravamo in lockdown, io avevo fatto sempre mille lavori in questa città, bar, ristoranti, eccetera, ma fin da bambina avevo sempre avuto la passione prima per la vela e poi per la nautica in generale. Allora, quando tutto il mondo si è fermato e stavamo cercando di capire quale potesse essere un modo per ripartire, il mio desiderio è stato quello di stare all'aperto, alla luce, all'aria, no? Ho pensato a quante persone magari stavano pensando la stessa cosa, però non avevano la mia stessa possibilità. Io ho avuto fortuna e ho pensato: perché non organizzare il fatto di poter imparare a guidare la barca a Venezia? Ho risposto in tante e quindi da lì non ci siamo più fermate. Non era usuale vedere tante donne guidare la barca, appunto perché non c'era un luogo dove queste donne potessero venire in modo indipendente, autonomo ed imparare. Diciamo che si prediligeva insegnare ai figli maschi perché era connesso al mondo del lavoro. Insomma, bisogna dare le stesse opportunità un po' a tutte e a tutti, no? Noi siamo gli ultimi veneziani che cercano di invertire la rotta. Per noi poterci muovere in barca significa dimezzare i tempi di percorrenza, significa poter portare anche i nostri figli a scuola come si fa con le macchine in città senza doverci legare ai mezzi pubblici. Qui siamo e dobbiamo lavorare per mantenere questa città. Ampiezza, destra, eccolo. Ok, brava. Centro, centro, canale, qui. Stai facendo un super lavoro, cioè terza lezione, hai fatto canali stretti. Stai per passare sotto rialto. Allora, guardami, quello sta andando lì. Gira, 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 mettiti punta a centro. Brava. Eccolo. Ok. Perfetta, brava.